tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Internations, sito web che si occupa di persone che vivono all'estero, ha intervistato più di 14.000 espatriati e ha stilato la classifica delle 10 nazioni del pianeta dove le donne preferiscono vivere. Per compilare la top 10 sono stati considerati diversi parametri come la qualità della vita locale, finanze personali, lavoro e servizi offerti al gentil sesso. Questi 10 paesi risultati più apprezzati dalle donne espatriate: Ecuador, Malta, Thailandia, Singapore, Austria, Lussemburgo, Oman, Messico, Costa Rica. Le piacerebbe vivere in uno di questi oppure in un altro? No, mi piacerebbe vivere in nessun paese se non l'Italia, devo dire la verità. Forse Parigi, forse la Francia. Per cui di tutti questi no, non mi piacerebbe. Ci andrei in vacanza, ci sono stata in tantissimi, ma non ci vivrei. Quindi non le è mai capitato di andare all'estero ed apprezzare la qualità della vita maggiormente rispetto al nostro paese? Sinceramente no, sinceramente ho visto che ci sono magari delle cose che possono essere leggermente migliori, però un discorso è viverci, un discorso è passarci un pochino della tua vita o una vacanza, le cose sono nettamente diverse. Un paese che sotto questo punto di vista l'ha completamente delusa? Dove non vivrebbe mai, al contrario. Dove non vivrei mai. Ma probabilmente non vivrei mai in un paese nordico. Perché? Non perché non si viva bene, perché non corrisponde ai miei gusti. E forse no, devo dare una risposta personale più che obiettiva e generale. Direi questo, ecco, non in un paese freddo, ma in un paese decisamente europeo e più mediterraneo. No, sinceramente mi piacerebbe vivere in Svizzera. In Svizzera, come mai? Vabbè, ci sono già vissuta da piccolina e si sta molto bene. Un freddo a parte. Meglio anche rispetto all'Italia? Sì. Cosa c'è di meglio rispetto all'Italia? Vabbè, l'ambiente è diverso, funzionano, le cose funzionano in maniera diversa. C'è una mentalità un po' più aperta e basta, vabbè, ero piccolina, però ho dei bei ricordi. C'è invece un paese estero che hai visitato e nel quale non vivresti mai? Sono stata a Tunisi e ormai penso che diversi anni fa, e ormai a parte che è diventato pericoloso. Quindi i paesi arabi li escluderesti? Attualmente direi proprio di sì. No. Nessuno di questi? Ma non so, non credo, no. In quale paese le piacerebbe vivere, se esiste? Non lo so, in effetti, è una domanda che mi faccio perché non escludo l'idea di andare da qualche altra parte, però forse rimarrei in Europa, tipo in Francia, a parte vabbè le ultime vicende, però a Parigi forse potrei... I criteri di valutazione quindi non sono il clima, per esempio, qualcuno dice sì, paesi... È vero, sì, a volte penso anche a quello, cioè non è che ho un'idea precisa perché non ho mai pensato concretamente di trasferirmi in nessun posto, però per quanto riguarda il clima sì, a volte penso che mi piacerebbe andare altrove ma non saprei dove, veramente. Per quanto riguarda il mondo, la società, la gente... La Francia l'attira. Ora, fino ad ora, per quello che ho visto, mi attira Parigi, forse più di tutto quello che ho visto fino ad ora. Un paese straniero dove non vivrebbe mai? Ce ne sono tanti, credo. Non saprei adesso darti una risposta precisa, no. Un paese che ha visitato che non le è piaciuto particolarmente, magari? Ma non ce n'è uno che proprio non mi è piaciuto. Ok. No.